Buonasera, buonasera, eccoci, ma quanto siamo? Che ne so, quanto siamo? Lunedì in rete, 21:32, un saluto da Simone Politi, un saluto al nostro sindaco Marco Schiacca, ti metto di qua, ciao Marco. Buonasera, quanto siamo tre? Siamo tre. Siamo tre, senza Siamo esagerare tre. direi anche, cioè Numero una perla ne sono perfetto. tante. Buonasera Antonio Iozzo, il re del mercato, no, che ho detto? Antonio, come stai? Tutto bene, ciao Simone, sindaco, e buonasera a tutti. Allora, ragazzuoli, speciale calciomercato. A me Ah, non personalmente era mi dà speciale fastidio. Arrosticini? Speciale Arrosticini, ragazzi, sono stati in Abruzzo un paio di giorni ospite. Naturalmente sono andato a scrocco, come si dice, proprio a pescare da quelle A parti. zero a Quindi, zero. esatto, braciolata, arrosticini, salsicce. Quindi abbiamo fatto il lancio della trasmissione direttamente dalle montagne. Direttamente dalle montagne. Ci saluta intanto, scrivete. Andrea, buonasera Ciao a te. Andrea. Il voto al mercato, alla tua squadra, un po' al calciomercato in generale, perché questa sera naturalmente parleremo di quello che è accaduto, no? Quello che si è chiuso alle ore 20 per quanto riguarda la Serie A. Facciamo così: 30 secondi sindaco, 30 Antonio, poi diamo un po' il via ai nostri ospiti, coloro che ci faranno compagnia. Vai Marco. Beh, un mercato dove praticamente i soldi per ora li ha cacciati fuori solo la Juventus, perché stavo dando una scorsa qui a quelli che sono stati gli affari. I bilanci praticamente stanno tutti pari allo zero: prestiti, rientri di prestito, scambi. L'unica squadra che ha tirato fuori i soldi è stata la Juventus, e chiaramente l'unica squadra che ne ha messi in tasca tanti alla fine di questo mercato è la Fiorentina. Quindi, visto che sono due squadre che si stanno giocando un posto lì tra Champions e Europa League, sicuramente l'ago della bilancia, secondo me, penderà sempre di più dalla parte dei bianconeri rispetto ai suoi avversari per quelli che sono i traguardi di quest'anno. Poi ve lo anticipo, andremo naturalmente anche a Firenze per commentare quello che è accaduto negli ultimi giorni, e lì naturalmente non è che stanno vivendo ottimi momenti. Antonio. Allora, è stato un mercato frizzante, un po' diverso rispetto ad altri anni perché ci sono state tante operazioni, perché comunque vedremo una Salernitana rivoluzionata, vedremo una Juventus che ha investito, però non troppo, perché ci sono state uscite, ma ci sono state entrate importanti, ma anche uscite Uscite. importanti che hanno pareggiato, diciamo, le spese. Ho rivisto un po' lo stile Juventus, arriva bene, aveva detto non ci saranno colpi di teatro, mi ha ricordato qualche vecchio dirigente della Juventus che diceva questo giocatore non ci interessa assolutamente e poi lo prendeva. Quindi ho rivisto Era un il primo po'. della lista, naturalmente. Esattamente, quindi ho rivisto una Juventus attiva, l'Inter comunque ha fatto un colpo importante anche se Gosens deve recuperare dall'infortunio. Ci sono squadre che magari interessano di meno perché non sono big, ma si sono mosse bene. La Salernitana ha rivoluzionato la rosa, la Samp secondo me ha fatto scelte intelligenti, quindi c'è stato diciamo parecchio e ci sarà parecchio di cui parlare anche con i nostri ospiti. Intanto Andrea dice stasera non solo grida la vita, dice Morici. Eh sì, Sponda Lazio sono molto tristi, disperati per questa cessione, che poi sono tutti prestiti, quelli della Lazio. Poi li andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Ci saluta anche Claudio, a te e anche Carlo. Buonasera ragazzi, buonasera a te. E ancora Andrea, voto al non mercato. Un 3, sono riuscito a indebolire questa rosa, un'autentica impresa naturalmente per quanto riguarda la Lazio, e poi vediamo un po' che dice. Bisogna stabilire se Piontek e loro Cabral faranno meglio di Vlahovic. Questo, naturalmente, su quello che ha detto il nostro sindaco. Ci saluta anche Giuditta. Un saluto a te, cara Giuditta. Il tuo voto al mercato, cosa tifi? Che dici? Che fai questa sera? Che fai domani? Raccontaci tutta la settimana, quello che vuoi. Un altro messaggio anche da Marco. Buonasera a tutti. E al portatore del verbo, il sindaco. Vabbè, Addirittura. questo ha scritto te. Ti sei creato un profilo Facebook e l'hai appena Beh, ho scritto, Marco. Io capito, non ma c'ho tu mi parole. dici invita i tuoi amici, poi se li invito e E mi ho capito, fate i ma cambia complimenti almeno che nome. fai Ti vai a rosso. creare il profilo pure Marco. Lo chiami, dai.
Va bene, Va bene, poi Marco, un Andrea è male noto. scatenato sulla Juve. Mi ha colpito molto le cessioni in Inghilterra. Certi giocatori fanno dei giri in mezzo, ma poi ritornano. Come cantava Venditti, perché lì c'è Paratici, ha pescato, ha dato una mano alla Juventus. Giri un po' strani, caro Andrea. Hai ragione a sottolinearlo, poi ne parleremo. Allora, intanto, diamo la buonasera alla nostra prima ospite, ma è un'amica. Ci torna a trovare qui a lunedì in rete. Facciamo un salto a Genova, lo facciamo dalla sponda blu cerchiata. Francesca Faralli, ciao Francesca, come stai? Ciao a tutti, buonasera. Beh, bene, io sono abbastanza contenta oggi, quindi non mi posso lamentare. Sampnews Meno 24.com, tra pochissimo andiamo a spiare quello che avete combinato, o meglio, quello che ha combinato la Samp. Ti chiedo, Francesca, partiamo con la domanda classica. Voto a questo mercato, perché poi c'è stato anche un ingresso in panchina qualche giorno prima, no? Che comunque va a completare questo giro di mercato, questa Samp che vuole rimanere, no? Appesa alla Serie A. Allora, voto al mercato senza Giampaolo 7,5, quindi un mercato avulso dal Ai. tecnico. Con Ai. Giampaolo 8,5, perché secondo me Giampaolo comunque era il migliore in circolazione in quel momento che potesse scegliere la Samp con i suoi mezzi, soprattutto con i suoi mezzi economici. Così ti ho dato giusto già due voti. Ma guarda, io ho letto qualche post che hai fatto. Non attaccatela su Giampaolo, ragazzi, sennò ci fanno chiudere la trasmissione. Io ve lo dico, ve lo Impazzisco, eh? anticipo. No, ragazzi, cioè, Fuori non si, testa. no, 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 no. Io non sono fan nel senso che lo amo alla follia, ma se sbaglio lo critico. Però vederlo criticato dopo una partita come quella giocata a Spezia, che era arrivato da 5 minuti e si era reso conto di essere la Samp da 6, mi sembra un pochino da persone prevenute. Però se sbaglierà lo criticherò. Lo sai che faccio io adesso? Perché cade a fagiolo, come si suol dire. Si dice a Sì, Genova, cade a cade a fagiolo fagiolo? si dice. A fagiolo è più elegante. Qui il sindaco casca a faciolo, dice il Ma nostro c'è, sindaco lì. no, ancora più strusciato, fasciolo minimo. Fasciolo. Mi Sì. parli di Giampaolo, a questo punto io do la buonasera all'altro ospite, ma lui è di casa perché, ricordiamo, va in onda su questo canale Back to the Football, lo fa il giovedì sera alle 21:30 parlando di Milan. Tu mi parli di Giampaolo e quindi io do la buonasera e bentornata a Jacopo Galvani, milanorossonera.it. Jacopo! Ciao a tutti voi. Ciao Devo esprimermi. Jacopo. Bene, bene, dai, dai. Mi devo esprimere su Jean Paul o posso andare avanti? Io no, Puoi ragazzi, andare allora. avanti, però. Beh, Però aspetta, se però mi parti c'è il così, Jean Paul, no. c'è il Jean Paul del Milan, c'è il Jean Paul alla Sampdoria e comunque sì, ha lasciato buone impressioni in passato, no? Ma io su Jean Tu Paul. sei innamorato di Allegri, che al Milan No, fece no, bene, no. alla Juve. Allegri proprio non ne parliamo. Però su Jean Paul è uno di quei grandi casi che non capirò mai. Cioè, Ecco fatto. a prescindere che quando è arrivato al Milan non sapeva di essere al Milan, faceva tanta filosofia e pochi fatti, ma questo è un altro discorso e possiamo aprire delle parentesi. Però è un allenatore che io non riesco a capire dove ha preso questa laurea come maestro di calcio, come qualunque cosa, ma perché? Cioè, la Perché basta domanda dargli tempo. è tempo? Tempo da andare in Serie B? No, beh, al Milan io capisco che le big non abbiano tempo, ma le squadre piccole, medie ce l'hanno e Sì, Giampaolo con infatti. noi con 20 euro ti ha portato due volte decimo, una volta nono, vedendo del bel Pensa un po', calcio. però a prescindere dal nono e decimo, che vabbè, fa ridere già solo dire nono e decimo nel campionato Beh, dal italiano, però punto di tu vista sei della abituato Samp. bene, Jacopo, eh? Tu sei Però abituato bene. a prescindere da quello, ma questo qui ha collezionato più esoneri che promozioni. Cioè, non c'è mai Ecco stato un anno che non hanno cacciato alla fine della. Cioè, allora, quando aveva iniziato all'Ascoli l'hanno cacciato. Poi era andato, cos'era, a Siena, l'hanno cacciato. Ovunque. Però non riesco a capire perché ha sempre delle opportunità. Cioè, sono una queste volta come cose che tanti altri di vanno Francesco? No, lascia oltre. Non stare. è questo il tipo di. Cioè, Jean Paul ha avuto Lascia molto più stare. opportunità di Francesco. Cioè, Ma Jean non Paul è era un fallimento continuo, ma c'è sempre anche un'opportunità. sparito una volta Jean Paul? Non era Sì, sparito? perché c'era il derby Brescia-Atalanta, è andato in crisi e è andato via per 3 giorni. Mi Ma ragazzi, ricordo queste sta cosa cose qui. strana. No, 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 era Sì, una 3 giorni cosa. e tre Sì, notti. vabbè, vabbè, ragazzi. cosa Poi grave, su cioè. Giampaolo così era un piccolo input, no? Perché naturalmente ne ha parlato Francesca, c'era Jacopo lì in No, panchina, no, lì vabbè, fa sotto che piacere che ha faceva degli centrale. estimatori, eh.
persona no, ma ragazzi, va. Il percorso alla Samp parla per lui, poi sai, ogni stagione. Ma quello di Mazzarri come si definiva come percorso, così a occhio? Mazzarri dove? Mazzarri. Mazzarri con la Samp quando è arrivato quarto, che cos'era quel percorso? Del Neri è arrivato quarto, non Mazzarri. No, Del Neri non era. Del Neri, se fosse rimasto, sarebbe stato un bellissimo percorso. Perché... poi è andato via al cazzo della Juve. Scusate. Se sei arrivata quarta, quarto, la Samp è arrivata quarta con Del Neri. Ma lo sapevi che cosa avevamo con Del Neri? Cioè, sì, no, l'ho vista. Poi avevamo Cassano, avevamo Pazzini. Cioè... infatti, purtroppo, poi sono arrivati al Milan. Abbiamo visto cosa è successo. Non gli parlare di Cassano e Pazzini al sindaco, qui ragazzi, ecco, c'è un incrocio pericoloso questa sera, perché c'è la Roma, c'è la Juve, c'è la Samp, c'è il Milan, il giorno del mio onomastico pure. Dopo senti, un anno Francesca, facciamo in una cosa, vabbè, il voto al Milan non lo vuoi sapere del mercato, ma no, te lo chiedo tra un po', te lo chiedo tra un po' perché voglio un attimo a vedere. Francesca, ci parli un po' di questo mercato, no? Ha detto il tuo voto 7,5 senza Giampaolo, 8,5 con Giampaolo, no? Sì. Cosa è successo quindi in casa Samp? E naturalmente l'obiettivo è quello della salvezza, no? In casa Samp è successo che D'Aversa purtroppo non ne ha imbroccata mezza, un po' per colpa sua, un po' per colpa di una situazione di infortuni, organico non adeguato, e quindi alla fine poi ha patito l'esonero, cosa che succede spesso e volentieri agli allenatori che non rendono per quello che dovrebbero. A quel punto lì poi la Samp è intervenuta sul mercato. Nel frattempo c'è stato anche un cambio all'interno del CDA, nel senso che Ferrero se lo sono legato ed è finito a San Vittore, poi è uscito da San Vittore, adesso comunque il presidente Lanna, e abbiamo fatto un mercato alla Faggiano, ossia prestiti a nastro di giocatori che comunque servono, perché abbiamo preso Rincon, abbiamo preso Sensi, abbiamo preso Magnani, abbiamo preso Sabiri, che comunque dalla Serie B dicono tutti che sia una bella testa di legno, però con i piedi buoni. Abbiamo preso Supriaha, che lo seguivamo già da 2 anni in realtà dalla Dinamo Kiev, e quindi e Conti dal Milan, che forse è l'unico degli acquisti che c'entrano meno con Giampaolo, ma l'abbiamo preso quando ancora avevamo D'Aversa, non era uno degli acquisti probabilmente più centrati per il tecnico che ha Berezinski e vede Berezinski, e probabilmente Conti è il vice Berezinski. Poi Conti al Milan... sicuramente il buon Jacopo si ricorda quella piccola parentesi con Giampaolo, non faceva vita. E abbiamo dato via tutti gli esuberi, e a parte Adrian Silva che ha chiesto di essere ceduto. È l'unico che non critico. Giampaolo ho criticato su tutto tranne su Conti, perché con nessuno giocava, quindi effettivamente qualche problema. Ma poi aveva anche problema fisico. Vabbè, ma Conti è sempre stato rotto, ragazzi. Eh sì, ma mi pareva ci fosse un problema fisico all'epoca al Milan. Cioè, quando... andato via qualche... dalla lotta, si è su 4 anni, 3 si è rotto. Infatti, il qualche era un po' ironico. E queste sono invece le cessioni, sono tante, comunque sono tutti giocatori che o non giocavano o erano riserve, o comunque, a parte Prelec che è della primavera e che l'abbiamo mandato a ex primavera, l'abbiamo mandato a far gambe. No, pensavo chissà dove. No, qualcuno non sapevo che giocasse a calcio, sono sincero di questa lista. Perché sì, anche qualcuno di loro non sa che gioca a calcio. Esatto. Per dire, no, perché è una bella lista questa, a parte vabbè Torre Grossa, no, qualcuno, però ecco qua, Verre, caro sindaco Verre, no, io mi ricordo Valerio Verre, nel nome, sì, Valerio Verre è un vivaio Roma, è un giocatore che ci ha avuto in passato, aveva la parvenza di quello, della figura che poteva avere una buona carriera. Poi si è un po' perso, fece un buon campionato a Perugia, poi è arrivato a Genova, comunque sia con Ranieri, ogni tanto lo vedevo abbastanza nel progetto di calcio di Ranieri, poi evidentemente un po' discontinuo, non so se ha avuto pure lui qualche difficoltà. Problemi fisici, anche lui. Fisica, ecco, appunto. Però allora, era prima un giocatore promettente, insomma. No? Di proseguire con la Samp e di introdurre anche il Milan, andiamo da chi invece ne avrà da parlare tantissimo di questo calciomercato, perché ne ha con me a tutti i colori, uscite, entrate, investimenti, progetti a lungo periodo. Io ho una paura, ragazzi, questa sera. Buonasera e bentornata la nostra Francesca Turco. Ciao Fra, come stai? Sei muta in questo momento? Perché stavi messaggiando con qualcuno e non ti vuoi far sentire. Sei ancora muta, Fra, eh? Fai tu? Vai, attiva. Eccoci, sì. Fra.
Ciao a tutti, ben trovati, ma saluto prima Francesca. Ciao Fra. No, bene, grazie. Non c'è un saluto. Ah, voi, ma voi vi vedo sempre. Noi ci incrociamo. Stiamo parlando del mercato della Samp, no? Dell'arrivo di Gian Paolo. Parliamo di quello della Samp, sì. Ecco, perché io ti posso anche salutare tra 10 secondi. Che ci dobbiamo dire noi? Qualcosa che sia radiofonico, televisivo? Nulla. Vedi, invece per me la Lazio è un mercato sufficiente solo perché si è liberata di Murici. No. Bene. Allora, a parte che il ragazzo ha fatto un tweet, a me dispiace quando le cose non funzionano, soprattutto se è uno di quei giocatori. Ci sono storie che nascono storte, che lo sai in partenza che nascono storte, perché sai che cosa è Roma, sai che quando prendi un giocatore e fai un esborso così importante per le casse della Lazio, come la Lazio ha fatto per Murici, di 20 milioni per una quarta punta, c'erano tutti i presupposti perché tutto andasse storto. E infatti è andato storto, perché Solo chi non ha sensibilità calcistica poteva pensare che andasse bene. Però questo è un ragazzo che non ha mai fatto mancare l'impegno, non si è mai un gesto di stizza, mai... Ha fatto un tweet dicendo a un tifoso che gli scriveva pirata, dai pirata, una cosa del genere, lui ha risposto il pirata è mentalmente morto. Ragazzi, io non ci riesco ad avercela con un giocatore che dice queste cose. Io ce l'ho con chi l'ha portato e con chi per un anno e mezzo non gli ha consentito di fare, l'ha mortificato proprio professionalmente. E quindi io non ce l'ho con Murici, al quale auguro tutte le fortune del mondo, nel senso gli auguro di dimostrare di essere un giocatore diverso da quello che abbiamo visto qui e che è stata proprio un inciampo la sua parentesi qua, e mi auguro che possa trovare la sua strada per soddisfazione di tutti, per il bene di tutto altrove, ricordiamoci che è in prestito, quindi bello Jacopo, piano a dare questi voti alti, perché non è detto. Perché hai paura che ti ritorni indietro. Non ho paura, mi dispiacerebbe per me e per lui. Quindi no, stai lontano da Roma. Ma perché qui non ha funzionato, non gli perdonano più. No, è un giocatore che è completamente inadatto al calcio italiano, ma lo si vedeva solo quando si è presentato all'aeroporto, che non poteva funzionare. Cassano si è presentato con Capelliccio a Madrid, quindi pure lì diciamo... Sì, ma Cassano, la differenza è che è un giocatore tecnico, Cassano. Fuori dagli schemi, ma Murici, quando tu l'hai visto, io pensavo fosse il nuovo acquisto dell'Olimpia Milano, ho detto, ma avrà comprato un giocatore di basket nuovo. Cioè... Parlaci di questo giovane, Francesca, di questo giovane, perché giovane. Si chiama, no? Allora, un ragazzo che fa panchina nello Sporting Lisbona, che è infortunato da novembre, che ha pochissime presenze, in 130 presenze in carriera, ha giocato 130 volte da punta esterna a sinistra e, non da, e 7 da centravanti. Poi io sento dire, ma può fare anche il centravanti? Perché devi hai esordito qui? Sì? Hai esordito qui? Ti regalerò la tazza, il primo gol ti regalo la tazza, su, dai, falla bravo. No, io non voglio essere brava. Soprattutto è un giocatore... che un vecchio pallino di Tare, perché era un qualcosa che già aveva in mente anche l'anno passato, che ha proposto a Sarri a giugno e che Sarri ha bocciato. Quindi due acquisti della Lazio, peraltro se è un giocatore sul quale punti, non ci arrivi alle 18 dell'ultimo giorno del mercato, ci arrivi proprio diretto e punti su di lui. La Lazio oggi ha provato in maniera anche piuttosto scomposta da chiunque a prendere un centravanti da destro, ha provato con Lucca ma era già del Sassuolo, ha provato con il Monza per Carvaglio, quella sarebbe stata l'operazione intelligente, infatti non l'hanno fatta perché è un ragazzo di ottime prospettive, quindi sarebbe stato anche futuribile, ma infatti non l'hanno fatta perché tu lo fai, non lo fai a 2 ore dalla fine del mercato con il Monza, pure se c'è Gagliani che era un amico, poi non lo so se sono cambiate le cose. E quindi poi, dopo aver ricevuto portate in faccia per chiunque, allora si è tornati su Cabral, e quindi nel mercato della Lazio, che si è svolto nelle ultime 2 ore di mercato, nell'ultimo giorno, ma nello specifico si è concretizzato, vi dico che il contratto di Cabral è stato depositato a 40 secondi dalla fine del contratto, mi ricordo di quando Preziosi lo tirò tipo a Paolo Planino dentro al box della Lega, lo ricordate, sì?
ha tesserato un giocatore non, che non era una priorità, che non è particolarmente gradito all'allenatore, almeno non in questo momento, ma se devi prendere esterno magari fai di meglio a giugno, visto che non è prioritario. Serviva un difensore e tu hai tesserato Kamenovic, che avevi fatto a luglio l'anno scorso con un altro allenatore, a gennaio dell'anno scorso un altro allenatore, che non hai tesserato in estate perché è bocciato il ritiro dall'allenatore, gliel'hai riproposto a 3 milioni perché con l'indice di liquidità bloccato la Lazio ha speso 3 milioni per tesserare Kamenovic e uno per prendere una punta che non è un centravanti e che non vuole neanche lui l'allenatore. Ragazzi, se questo era il mercato per far dimettere Sarri, 10 perché ci siete riusciti. Vabbè, diciamo che questo mercato poi ha anche dei difetti. No, scherzo. No, beh, allora, Francesca, quale? Sponda Samp. Quella che, buona. No. Ma che sono cattiva, no, come l'aglio. Hanno fatto un buon mercato, no? Da quelle parti. Qual è, ti chiedo, incrocio un po' le cose, qual è la percezione invece che da quelle parti avete un po', per così dire, della gestione della squadra, della società da parte di Lotito, del mercato, no? Perché so che siete vicini comunque, no? Anche alla comunicazione Sponda Lazio. Quello che ha detto Francesca io penso che sia condivisibile, no? Al 100%. È sottoscrivibile. Ecco. Ma per il semplice motivo che se tu hai Sarri in panchina e gli riproponi quello che giustamente lei ha detto, devi essere detonato nel cervello, perché come si può immaginare una roba del genere? Oppure... No, ma se non è scientifica, Francesca, è scientifica, perché io non ci credo. Ripeto, però non vuoi prendere anche un vice Immobile, secondo me serviva un vice Immobile, perché non è che Immobile può fare 100 partite. Come cambia la Lazio, però Francesca, vedi, guarda come cambia la Lazio dopo questo mercato, vedi? Mamma mia. Vedi come cambia? Io non vedo un tubo. Ecco, è uguale. Ma quello gli occhiali, ma non me lo fa vedere, ma non me lo fa vedere che è meglio. No, beh, c'è l'alternativa Zaccagni Pedro. Allora, la Lazio deve augurarsi che nessuno si faccia male, tipo Immobile, perché se ti si fa male Immobile chi ci metti? Quando si riprende Cabral può fare forse il falso 9, perché l'ha fatto 7 volte in carriera. Ma io insisto, ragazzi, perché veramente è una presa, io ve lo giuro, ho sperato che saltasse. Ho veramente gufato, cioè si può tifare perché un arrivo non arrivi? Io lo faccio sempre, ragazzo. Io lo faccio sempre. Sono passato agli incubi. Io ho Freddy Krueger che mi compare di notte con la faccia di Belotti. Figurati, ragazzi, questo era un mercato che la Lazio non poteva sbagliare. Non poteva, perché era un segnale. Stai riproponendo il contratto a un allenatore con il quale il presidente vuole almeno a parole, perché poi non ho capito il suo contratto se è arrivato a Sarri oppure no, perché qui pure questo andrebbe indagato. E cioè è un mercato, questo, oh, ragazzi, non si poteva sbagliare, te ne ha chiesto 100 volte, 100 te ne ha chiesto, ogni volta che ha potuto ha chiesto una mano, anche se Tare ha provato a riscrivere le interviste video del proprio allenatore, ci ha provato ma con scarsi risultati ovviamente, no? Quindi io ho sperato che Cabral saltasse, perché è un acquisto inutile e senza senso. L'unica cosa buona è che si sono lasciati l'exit strategy del diritto di riscatto e non dell'obbligo. L'unica cosa buona è che io ho rimanato. Piccolo salvagente. Coinvolgo tutti, ragazzi, a questo punto. Poi magari scivoliamo di nuovo sulla Samp. Chiedo a Antonio, no, che magari ha parlato un po' di meno, ma... C'è una news, la volete? Volete la news? Sì. Alexandro positivo al Covid rimane in Brasile e non salta al Verona. Ecco. Dopo andiamo a Verona, in tutto questo. Chiedo a Antonio, ma chiedo a tutti, ma Sarri rischia veramente di fare le valigie? Io penso di no, perché magari la porta fino alla fine almeno, però secondo me è rimasto scottato da questo mercato. Però ci stanno provando in tutti i modi, a mandarlo via. Io devo dire... a farlo dimettere. Ma sicuramente qualcuno ce l'ha nel retrocranio. È successo con Bielsa, ragazzi. Bielsa se n'è andato quando si è reso conto, perché ha fatto un tentativo, visto che qualcosa non tornava. Quando gli dicevano no, ma quello non lo danno, quell'altro non lo danno, ha fatto un giro di telefonate, lo ha fatto fare. E gli hanno detto: ma noi la Lazio non l'abbiamo sentita. E questo si è dimesso il giorno prima del ritiro. L'abbiamo già visto sto film, perché io non devo pensare che sia vero? Oh, ma rischia, ragazzi, no, a parte tutto, Sarri, perché comunque lo conosciamo, carattere deciso, però idee molto chiare, può avere anche un'idea chiara di andare via.
quante volte ha dato le dimissioni? Quante volte in carriera Sarri ha dato le dimissioni? Vabbè, a parte tutto, però questa è una situazione. Quante volte ha vissuto una situazione del genere, Jacopo? No, perché purtroppo, se andate a sentire a parlare, io sono andato a parlare ogni tanto con chi fa i corsi a Coverciano, chi ha la fortuna di poter fare l'allenatore, queste robe qua, e mi hanno detto che la prima cosa che ti dicono a Coverciano, la prima in assoluto, mai dare le dimissioni. Fatti pagare, fatti esonerare e fatti pagare. Certo. Sì, certo. Ovvio, ma è giusto. Quindi, stai tranquilla che Sarri difficilmente darà le dimissioni, perché sarebbe un gesto troppo nobile per un allenatore. C'è un fatto nuovo, è diventata incompatibile, perché oggi Sarri è nero, ragazzi. Ma non le ha date la Juventus. Juventus, che non gli parlava assieme nessuno, neanche il magazziniere. Okay. Ma le dà la Lazio. Lui è di fronte a una proposta di rinnovo fino al 2025. Cioè, da quest'estate, un rapporto di frizione con il direttore sportivo. Già 10 giorni fa gli girava una elica. Stasera me lo danno come non incazzato, di più. I due non possono convivere. Quindi Lotito, se vuole tenere Sarri e farlo, vuole veramente portare avanti questo progetto, deve sacrificare la testa del suo fido, quindi del direttore sportivo, ma deve fare una scelta. O altrimenti, visto che si parla di missioni, io lo devo dire, questa sera non mi aspetto le dimissioni di Sarri, ma dopo gli ultimi 5 mercati e l'ultimo teatro di questa sera, per una serie di motivi, perché poi c'entra pure Lotito, ma io il presidente non me lo posso cambiare, e io mi aspetto per dignità le dimissioni di qualcun altro. Scusate, ma io non posso, ho fatto danni. Francesca, qui non c'ha avuto la dignità di andarsene a casa a gente che ha rimesso a fare il Presidente della Repubblica, uno che dopo 7 volte, cioè Cabral a 40 secondi dalla fine del mercato, il povero Mattarella dopo 7 votazioni. No, ma questo ormai è tutto un andazzo, è tutto così. La gente, la dignità della gente ormai la devi andare a cercare, gente di 80 anni, 90 anni, 95, poca gente c'ha più una dignità. La faccia, tanto è buono tutto, no? Col fatto social, tu dici una cosa, il contrario della verità, la metà di chi legge ti crede. Cioè, la metà allora, di chi facciamo legge una cosa, ragazzi. Cose, crede a Tare, l'altra metà crede a Lotito. Il risultante qual è? Oggi la percentuale non è più quella. Vabbè, adesso io... Dopo ci torniamo. Facciamo una cosa, torniamo invece a vedere la nuova Samp, no, cara Francesca, così poi nuova. Ti liberiamo, se no è sequestro di persona. Beh, la nuova Samp, perché poi a me piace, perché stavo vedendo anche, soprattutto, reparto centrocampo e attacco, vediamo un po', probabili formazioni, come cambiano, la vedete, la schermata? Conti, Magnani, Colle e Ogello in difesa davanti a Otero, Rincon e Kdal, Candreva, Sensi, Gabbiadini e Caputo, ragazzi... Mica male, sì, che poi non saranno mai schierati così, non gioca mai così nella vita. Sarebbe ma mai nella Jean vita. Paul 4-3-1-2. Ma mai al nella Milan vita. Ha fatto 4-3-3, impazzito per 3 mesi perché ci aveva Suso, doveva fare sto 4-3-3 finché l'hanno cacciato. A parte che quando torna Yoshida va al posto di Magnani, Conti assolutamente no, lì ci sta Berezinski. In mezzo vai a 3 e Kdal, vabbè, è squalificato la prossima. Beh, sarà Rincon, Sensi al centro. Sensi al centro e poi Tosby, poi Candreva trequartista, Gabbiadini Caputo. Vabbè, comunque dei 4 lì adesso in schermata, 3 ci sono, no? Di base. Sì, di base sì. Poi ripeto, a me Magnani non mi fa impazzire, per me l'hanno montato al contrario. Però non è titolare, cioè non l'hanno preso per fare il titolare, perché i titolari in difesa ce li abbiamo già. Importante era rafforzare il centrocampo, che invece lì avevi delle lacune pesanti, ma già ce le avevi da inizio campionato, quindi voglio dire, da Versa si è un po' adattato. Cioè, Sensi è probabilmente il grande acquisto che abbiamo fatto. Ci manca, secondo il mio modesto parere, e Subriaca non lo tengo in conto perché viene dalla Dinamo Kiev, deve abituarsi alla Serie A, quindi magari tra un mesetto lo vediamo. Ci manca la seconda punta, o la punta comunque, quella pesante che può segnare. Io avevo sperato in De Frel, ma niente. C'era Murici libero, c'era Murici. Magari poteva segnare. Magari Murici percepiva uno stipendio l'auto e abbastanza gonfio per le nostre misere casse che ci possiamo prendere. Abbiamo un monte in gaggio abbastanza bassino, per cui non possiamo sforare. Di chi è il cane? Francesca, è tuo.
Che dice? Oh, appena sente Morici, però, lo vedi? Non glielo nominate. Non glielo nominate, Morici. Allora, io ringrazio Francesca Farali per la compagnia. Cara Francesca, è stato un piacere. Anche mio. Quando volete, sono qua. E ciao. Ti seguiamo, ti leggiamo. Ciao Francesca. Alla redazione di stampnews24.com. Grazie, fra, alla prossima. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao Francesca. Un saluto quindi a Francesca Farali, stampnews24.com. Un buon mercato da parte della Samp. Io direi a questo punto di dare la buonasera a... Vedi, andiamo a Verona adesso, ci muoviamo sempre dalla cartina geografica italiana, al nostro direttore Enrico Brigi. Come stai, direttore? Ciao a tutti, buonasera, ciao, bene. Ciao, voi, Enrico. Ciao Enrico. Buonasera. Ciao, ben trovati. Tutto mio è la sverona.it. Mio papà è di Valeggio sul Mincio. Ah, bene. I tortellini. Bravo, bravo. Vogliamo cambiare argomento, che dite? Ci buttiamo sulla gastronomia, no? Vabbè, tenevo Valeggio sul Mincio. Io ho vissuto un anno a Valeggio sul Mincio e ho avuto una gelateria per 30 anni. Quindi ci tenevo. Ah, vedi? Sì, i miei nonni avevano una gelateria a Valeggio sul Mincio. Io infatti ho vissuto lì dai 3-4 anni perché mia mamma era andata lì a avviare questa gelateria. Bene, bene. Intanto leggiamo qualche messaggio, vediamo un po'. Tra te ora si svincola Mbappé. Un pensino ce lo farei, cara Francesca, sulla corte Andrea. Poi vediamo un po'. Buonasera, grande Marco Sindaco, ci scrive Fabio. Poi ancora, vediamo. Ce ne sono tantissime. Questo l'avevamo mandato in sovraimpressione. Chi ci mettiamo tare, no? Se si fa male Immobile per quanto riguarda la sponda Lazio, ci scrive Marco. E poi fanno festa in Paideia, cara Francesca, con l'acquisto di Cabral. L'hai detto pure tu, è sempre un po' infortunello, il ragazzuolo appena arrivato. No, proprio sempre no, ha avuto qualche problema fisico ultimamente, cioè, vedi, c'è avuto un infortunio ad Anca, che io sinceramente non mi ricordo un altro giocatore con Anca fratturata. No, ma no, per fare ironia, attenzione, perché magari c'è avuto un incidente col motorino. Ci mancava pure questa, cioè la prima del giocatore con l'anca fratturata, insomma, una serie di record non male. Non so se voi ve ne ricordate un altro, ma ripeto, magari è un infortunio fatto in bicicletta o col motorino, però sono infortuni che ti porti dietro. Non lo so come si è appunto. Guarda, ce l'ha avuta pure Verratti, guarda, ho fatto ricerca, e anche Pastore, strano, è strano che Pastore abbia avuto anche questo. Vabbè, Pastore ha 80 anni però. Ma l'ha avuto madre, a 12, insomma. L'ha avuto a 12 quell'infortunio del Pastore. Esatto, a inizio carriera. Cara Francesca, allora, prima di salutarti, no, perché so che comunque ti stai divertendo. Le riunificate, ma non me l'hanno concesse. Lo so, l'ho visto il post. Quindi questo non mercato della Lazio però dà da discutere, no? Allora, era una provocazione ovviamente il fatto che dicessi che sia che fosse stato fatto in maniera scientifica, perché oggettivamente io non riesco a trovare nessun altro motivazione logica, cioè preferisco pensarli come dire sul pezzo, su un obiettivo che magari noi non condividiamo ovviamente, ma comunque cioè perseguire un obiettivo in loro piuttosto che incapaci. Perché io non veramente faccio fatica. L'indice di liquidità non è un meteorite che cade sulla Terra, lo sapevi? Intanto io mi chiedo come ci sei arrivato a farti impiccare così. Poi abbiamo visto quanti ne sono usciti da Formello in prestito poi, e dove soprattutto, e capisci chi è. Allora, quando io mi arrabbio col direttore sportivo, uno perché penso che finiscono i cicli per tutti, per gli allenatori, anche per i dirigenti. Paratici è andato via dopo 9 scudetti vinti. Allora la domanda è: perché non si può chiedere di provare con un nuovo direttore sportivo che abbia idee più fresche, relazioni più fresche, cambiare strategie diverse? Tare sta qui da 13 anni, le comfort zone ci sono per tutti, e le comfort zone che non poggiano sui risultati, perché gli ultimi 5 anni sono lì a dire che i risultati non sono assolutamente in linea con quello che ci raccontano essere gli obiettivi, io mi chiedo perché il direttore sportivo tale ancora debba godere di una narrazione che lo vuole miglior di essere d'Europa.
Se è vero. Che ne pensate, ragazzi? Che ne pensate anche voi di questo? Io? Allora, per quanto mi riguarda, non è il miglior DS d'Europa, perché per me il miglior DS d'Europa non fa quello che fa Tare. Cioè, allora, beh, quando mi ha azzeccato Felipe Anderson, potevo anche dire, però dai, azzeccato, che poi io l'avevo segnalato dopo 20 minuti, però fa niente, però questo è un altro discorso. Però quando tu hai preso Felipe Anderson, dico, però, cioè, hai portato qua un ragazzo giovane di talento in prospettiva. Però poi cominciano a essere pochi, perché poi mi hai preso Lucas Leiva. Io capisco che quando si parla di Lucas Leiva bisogna sempre, però sì, però non è che mi puoi saltare Milinkovic e Luis Alberto come se niente fosse, boh, vabbè, che no, no, ti sto dicendo, ti sto dicendo, hai azzeccato due o tre giocatori, no, cinque, e poi mancano. È un po' come quando sento parlare di Maldini, ma ha preso Teo Hernandez, non è che perché ha preso Teo Hernandez e siamo a posto così, cioè no. Cioè, Enrico, esistono 11 giocatori da comprare, da mettere in prima squadra. Sembra abbastanza completa il Milan, però, eh? Beh, mica male. Prima di parlare del Verona, poi nel dettaglio, che ne pensi di questa cosa? Scusa, Marco, Enrico, no, Spondalazzo. Non per campanilismo, ma se volete un nome di un buon direttore sportivo, vi dico quello di Verona, perché solido amico. Devo dire che D'Amico sta facendo giovane, molto bene. Tenete conto che poi non è facile fare bene con portafogli, diciamo così, più ridotti, mettiamola così. Però ha realizzato importanti plusvalenze. Se date un'occhiata ai giocatori passati negli ultimi anni da Verona con lui, insomma, non dico che quello che tocca diventa oro, ma poco ci manca, perché Amrabat non lo conosceva nessuno, Rachmani pochi lo conoscevano, è andato adesso ha recuperato Barak, c'è Ilic, guardate, quindi tanti giocatori, lo stesso Casale comunque, anche se era di Verona che stava girando, però quindi ha molta, si sa muovere molto bene, credo, quindi assolutamente sa anche vendere bene, no? La cessione di Kumbul è stato un cavolo. Ha venduto bene anche Amrabat per conto mio. Infatti, devo dire la verità, personalmente, quando tanti contestavano la cessione di Amrabat, a quelle cifre lì io avrei fatto la stessa cosa anch'io, perché a 23 milioni, insomma, è un buon centrocampista, ma ne trovo a quelle cifre lì. Società come il Verona purtroppo devono anche fare dei ragionamenti diversi da quelli che può fare una società magari più importante, come può essere la Lazio. Il Verona deve ragionare. Cioè, ma, d'altronde, se vogliamo, è un po' il bivio al quale si era trovato di fronte Juric, che forse è stato un po' il motivo per il quale le due parti sono allontanate. Arrivi a un punto dove o fai il salto di qualità, quindi che ne so, adesso quest'anno tengo Barak, tengo Casale, tengo Simeone, compro qualcun altro e punto in alto. Oppure, come probabilmente succede, vende, realizza e mantiene quella e ricomincia. Che poi qual è il rovescio della medaglia? Che non sempre ti può andare bene, lo metti in conto chiaramente, perché ti può andare bene un anno, due, e un anno ti può andare male e magari retrocedi, certo. Cioè, il rischio, però piazze come Verona, almeno in questo momento qua, con queste proprietà qua, non penso che possano fare ragionamenti diversi, insomma, penso che sia giusto anche ragionare così, anche se devo dire tanto la verità, Francesca, sta facendo molto bene. Ti salutiamo con questo meme, no? Delle altre squadre che naturalmente trattano, chi Gosens con l'Inter. Noi abbiamo preso Vlahovic, dice la Juve, Oliveira alla Roma. Ah, voi fate mercato? Dice con la maglia. Possiamo mettere anche il Milan, eh? Comunque, è vero. Mi saluto soltanto con un ultimo pensiero, visto che si parlava di Tony D'Amico, che so piacere molto anche al presidente Lotito, è un profilo che piace. Però, ecco, bisogna anche un po' scendere sulla terra, no? E guardo al Sassuolo, il Sassuolo che sa già che dovrà rinunciare a Scamacca e a Raspadori, prende Moro dal Padova in Serie C in prestito al Catania, lo lascia lì e poi lo porterà, e si assicura Lucca del Pisa, adesso è un po' in ombra, cioè sta vivendo un momento di difficoltà, ma segnava con una puntualità disarmante. Sei partite ha fatto di gol, poi basta.
Ho giocato il primo set. È già un under 21 e quindi io vado avanti per la strada mia, tanto. E adesso io non voglio, a parte che ci ha provato oggi anche la Lazio a inserirsi per Lucca, quindi renditi conto, portata in faccia pure lì. E, però questa si chiama programmazione, sono cose normali che si possono programmare. Non prenderai Lucca, non prenderai Moro dalla serie B e dalla serie C, però il mercato lo puoi programmare in base alle tasche, ma soprattutto in base agli obiettivi, sempre che ne hai qualcuno. Siccome questa è una società che non immette soldi freschi, lo Tito non ricapitalizza, è una società che non ha grandissime entrate se non i diritti televisivi, è una società in autofinanziamento, è una società che non va in rosso perché è quotata in borsa, perché lo Tito non la manda, è una società che decide scientemente di non fare trading dei giocatori. Ragazzi, la linea di galleggiamento è quella. Parleremo sempre di indici di liquidità. Ma io sono d'accordo con te, a parte i nomi che ci vince Sanremo, Francesca? Dai, al volo, ti salutiamo così. Chi lo vince? Questa è la lista. No, fammi fare almeno un giro, così no, così no, è una follia. Lo so. Almeno per dire. Il primo ascolto, pure io, è vero. Fammi fare almeno il primo ascolto, dai. Parte domani, perché Amadeus ci ha visto lungo, ha detto fammi partire martedì, perché se parto di lunedì chi mi guarda, perché c'è lunedì in rete, quindi certo. Fa da martedì a martedì a sabato, vabbè, allora ne ripartiamo. Questa è la lista, ragazzi, però chi partecipa? Viva Zanicchi, chi è Ercomi? Quello penultimo a sinistra. Vabbè, però tu Ercomi, sei troppo Human. Boomer se non conosci Ercomi, me ne vado dopo questa. Ma chi è? Oh? Ma che era acquisto del Verona, Enrico? No, era ex Torino che venne a Roma a fare il libero, no? Faceva il centro Comi, a Torino. Comi. Antonio Comi. Esatto. Sì. Ciao, Fra, grazie. Buona continuazione, ciao Enrico. Ciao. Grazie. Ciao. Che ritroviamo mercoledì Casa Lazio insieme ad Enrico Sarzanini e poi lì naturalmente parleremo non solo del mercato biancoceleste, ma anche della prossima giornata della Lazio. Vado a Verona. Voto al mercato del Verona, Enrico? Ma io posso dare un buon 7,5 al mercato del Verona, perché ha fatto le mosse giuste e soprattutto non ha fatto partire nessuno, che il timore era quello. Anzi, ha impreziosito l'organico, perché è andato a pescare questo Prazelic polacco, questo trequartista, e poi hanno preso anche il difensore del Bayer Leverkusen, che è un po' una scommessa a Rezos, perché comunque è reduce da un infortunio, ma con un passato importante, perché comunque aveva giocato diverse partite. E io ho idea che D'Amico si sia un po' premunito anche nell'ottica di una partenza di Barak, che non è avvenuta adesso, ma sicuramente avverrà a fine anno, perché visto le cifre che girano, probabilmente lascerà fine anno, anche perché il giocatore sicuramente vorrà provare nuove esperienze e credo che lo meriti anche, peraltro. E quindi questo polacco di schermata, cui... no? Non ci siamo persi nessuno tra Silvestro, De Paoli, no, mi sembra che non manchi nessuno. Vabbè, c'è Setin che è tornato in Turchia, però vabbè, aveva fatto poco Setin, che aveva giocato, aveva fatto poche apparizioni, quindi non voleva andare via a Ruege, ma poi non ha rifiutato più di qualche destinazione, quindi rimane anche se non ha mai giocato. E poi devo dire che in realtà anche collegandomi anche al discorso della Lazio, la trattativa per Casale in realtà poi non è mai decollata più di tanto, cioè diciamo che è stata più che altro alimentata dai giornali che altro, perché alla fine di concreto fino in fondo non c'è mai stato più di tanto, insomma, quindi anche perché la Lazio, a parte che era legata da quel discorso che doveva vendere, e quindi c'era un po' questo ostacolo che si frapponeva ad arrivare a Casale, però una vera e propria trattativa con una proposta scritta, da quello che mi risulta, non c'è mai stata, se non pur parler. Probabilmente si rivedranno a fine campionato, ma dipenderà molto anche da chi ci sarà allenatore l'anno prossimo e quant'altro. Parlo a Roma. Questo è Verona, non cambia tantissimo naturalmente, perché comunque Antonio, ragazzi, formazione... Beh, non cambia perché stava funzionando, cioè il mercato di gennaio è il cosiddetto mercato di riparazione, quando una squadra funziona bene, perché va stravolta? Perché bisogna... magari è giusto gettare, come ha detto giustamente Enrico, le basi eventualmente per l'estate, ma non modificare l'11 titolare, quindi è una schermata che non mi sorprende. Ecco, sapete cosa? Forse l'unica cosa che manca, ma non manca
l'obiettivo era trovare un'alternativa, una prima alternativa a Lazovic, e D'Amico aveva individuato Marchizza, che purtroppo si è rotto il crociato all'ultima partita, se no la trattativa era già peraltro del Sassuolo, tra le righe, e è saltata perché lui si è fatto male, quindi ecco, lì forse sono rimasti un po' scoperti. Ecco, però dopo devo dire la squadra sta andando bene, anzi devo dire che per conto mio alla fine Tudor è contento perché non gli hanno toccato niente, anzi gli hanno aggiunto anche Prazelic, quindi non Enrico, ma questo vuol dire anche fare le cose con criterio, Enrico, come? Secondo me questo come? Vuol dire anche fare le cose con criterio, cioè loro avevano certo. Un obiettivo. Non è che ne prendi uno a caso o tanto per riempire una casella, hai un obiettivo, non lo raggiungi, la squadra sta girando, funziona, non ripieghi su seconde scelte, secondo me anche giustamente. Certo, ma poi Prasen lo vedo più come dicevo prima, come una scelta di prospettiva, nel senso esatto. Che dovendo sicuramente Baracca andrà via, anche perché mi metto nei suoi panni. Ha dimostrato. Qualcuno ha provato adesso Enrico per Baracca? Ma c'era il Tottenham che però anche lì non è mai arrivata una vera e propria proposta sul tavolo. Poi sai Marco, quando poi ieri è successo che il Tottenham ha preso sia Kulusevski che certo. Betancourt, era quasi scritto che la trattativa non sarebbe andata in porto, quantomeno adesso. Poi magari a giugno. Certo che se Baracca dovesse continuare su questi livelli, probabilmente non c'è solo il Tottenham che verrà, certo. Non sarà solo il Tottenham che busserà la porta. Quindi. Valore di mercato, Enrico? Questo è per Jacopo. Ma il Verona al momento, guarda, l'ultima voce che circolava era una ventina di milioni, 25, tra i 20 e i 25. Ecco, però sai, poi le cifre lì lasciano un po' il tempo che trovano. Però diciamo che è una cifra che ci potrebbe stare, una ventina di milioni per un giocatore così, insomma. Quindi il Verona davanti a un'altra del genere... Quel meme, ragazzi, per richiamare un po', no? Ve la ricordate la puntata? Che programma era? Amadeus che faceva un programma a premi, non mi ricordo. C'era un concorrente polemico perché aveva visto che l'altra concorrente aveva un po' di risposte preparate, no? E lui aveva cominciato a rispondere solamente cipolla a qualsiasi domanda. E da qui il meme di Amadeus. Che dice? Ha preso il 22, caro Jacopo, Lazetic, ha preso il 22 di Kakà. Sì, vabbè, ma non è il 22 di Kakà, io Lazetic non c'ho niente contro di lui, nel senso che mi va bene se è un'operazione di scouting. Quello che non mi va bene, perché comunque evidente, ha compiuto l'altro giorno 18 anni, non dico che verrà aggregato alla primavera, ma poco ci manca. E probabilmente si allenerà con la prima squadra per poi andare a giocare qualche partita in primavera. Però va bene. Ma aspettavate qualcosa in più? Cioè adesso sembra tutto normale perché il Milan sta bene. Io ero partito con una polemica che non finisce più. Ho fatto solo una premessa. Quindi io su Lazetic non ho niente, anche se poi come tutti ho guardato i numeri e ha le medie di un cecchino. 14 presenze, un gol è veramente da cecchino. Però vabbè, andiamo avanti. E sotto questo aspetto facciamo finta che maturerà. E il discorso per me più grave è che si rompe Simon Kier, si siede in conferenza stampa il signor Stefano Pioli dicendo a gennaio prenderemo un difensore centrale che sappia impostare. Arriviamo all'ultimo giorno di mercato e non si è preso nessuno. Poi secondo me manca un centrocampista, perché che sì, abbiamo visto come si sta anche comportando, non proprio da professionista, e anche qui andava preso a settembre, non vuoi firmare, vai via, pronte tentative, vattene, non giochi più una partita perché non va bene una roba del genere, e soprattutto adesso con che spirito non lo fai giocare da qui alla fine dell'anno uno che si è comportato come si sta comportando lui, che ha dimenticato delle cose in Costa d'Avorio, perché per la DHL non esiste in Costa d'Avorio, esiste solo in Italia. Vabbè, comunque, a prescindere da quello, lui ha dimenticato delle cose, capita. E quindi manca un centrocampista. Vabbè, magari la moglie, che ne sai? Cioè, ma lì aveva fatto un affare. Cioè, nessuno va a recuperare la moglie, nessuno. Poi, vabbè, comunque, poi mi viene, manca il centrocampista, manca il difensore centrale, doveva fare un uomo per reparto minimo e non ha fatto nulla.
E rimarremo lì con lo statuario Giroud e va bene. Il Milan comunque sia è una squadra di un certo livello nel campionato italiano, no? Cioè trovare un giocatore adesso a gennaio per meglio di quelli che riesce a schierare adesso Pioli è un'operazione, sarebbe stata un'operazione che avrebbe richiesto un esborso, non so se in che condizioni sono. Ma avevano detto che c'erano 20 milioni per il mercato di gennaio, dove sono? Secondo me si è un po' incartato con certi ingaggi il Milan. Ma non è che si è incartato, cioè qui ci sono... Allora, il mercato del Milan... tornando indietro ridaresti quei soldi a Ibrahimovic, per esempio? Ma io lascia perdere che Giroud poi non l'avrei neanche preso Ibrahimovic. Non l'avrei neanche preso, ma questo è un altro discorso. Cioè, poi i fatti hanno dato torto alla mia teoria che Ibrahimovic non andava preso, perché comunque qualcosa di buono ha fatto. Giroud non andava preso, Mandzukic non andava neanche preso in considerazione, ma neanche di buongiorno, buonasera. Cioè, è stato al Milan Mandzukic, ragazzi. E Messias, che era al piano D, non andava preso. Cioè, tu dovevi prendere, piuttosto io avrei accettato, visto che mi hanno venduto questa immensa, scusate la parola, cagata, che io ci ho creduto perché stavano realizzando un mio piccolo sogno, quello del progetto giovani. Però il progetto giovani non copre Giroud, Messias, Ibrahimovic, Kier, anche se ha fatto bene Kier, non prendi Messias, non prendi Bakayoko. Cioè, dov'è il progetto? Florenzi, ma dov'è il progetto giovani? È un progetto. Hai preso Pellegrini, è durato 6 mesi, l'unico giovane con cui ha provato. Che non ha mai giocato, perché Pellegrini ha uno storico di 100 minuti in 10 anni di carriera, quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, va bene così, va cioè, bene, il discorso. Il discorso che a me dà fastidio a me come uno, come giornalista e come tifoso, è il fatto di dov'è il progetto. Allora, se mi dici il Milan deve puntare ad andare in Europa, quindi neanche nelle prime quattro, va bene, ti dico non c'è un progetto, stai aspettando la vendita, arrivederci, grazie. Ma se invece tu mi dici stiamo facendo un progetto giovani, ma dov'è sto progetto giovani? Allora, l'Azetic sto zitto, non lo conosco, mi sono informato perché personalmente ho chiamato qualcuno che il mercato dell'Est è un direttore sportivo, lo segue, lo conosce molto bene, per chiedere com'è sto Lazzetic. Vabbè, devo dire che il feedback non è che è stato entusiasmante. Esaltante. La prima cosa è stata è Vlahovic dei poveri. E gli ho detto andiamo bene. Come Vlahovic dei poveri? Che vuol dire? Appunto, io ho detto andiamo bene, cioè vuol dire che un pippone ha pensato, lo seguivamo anche noi, questa società lo seguivamo anche noi, lo potevamo prendere, però poi abbiamo deciso di non farlo, non ha delle qualità, magari il Milan sboccerà e diventerà un campione, lo speriamo tutti, però non è che me ne ha parlato come dire hanno preso un fenomeno. E questa qui è una società che è abituata a muoversi anche prendendo i sedicenni, quindi non è che dici è una società che non sa chi prendere, però poi vado avanti, cioè, io quello che dico è il progetto giovani bellissimo, dietro Ibrahimovic già un anno e mezzo fa due dovevi prendere un giovane a fargli crescere di fianco, non che adesso arrivi con questo che poverino dovrà giocare più in primavera che altro, ma anche se lo butti dentro la mischia cosa vuoi pretendere? No, ma poi è deludente comunque, a parte il giocatore, no? È sempre il suo discorso, è come prima con Murici, no, caro Enrico, non è colpa, tra virgolette, del giocatore di quello che arriva, perché poi ci sono tante incognite, l'ambientamento del giocatore, ognuno ha il suo, le stagioni, il ruolo, il compagno di squadra che non te la passa. Diciamo che le responsabilità in primis sono chi ti prende, chi ti fa arrivare. C'è poco da fare. Vabbè, certo. Poi se non arrivano dalla Liga non vanno bene. Senti Enrico, velocemente prima di salutarti, prossimo appuntamento tenero a Torino con la Juve. Sì, sulla carta è sempre stato proibitivo, il Verona non ha mai vinto a Torino, quindi c'è sempre una prima volta. Sono curioso di vedere Vlahovic, nel senso che quando venne qua a giocare con la Fiorentina prima della sosta delle feste natalizie, lo marcò Casale e non gli fece toccare palla, tant'è che uscì abbastanza visibilmente contrariato a fine della partita. Adesso vediamo domenica sera, insomma, comunque la Juve devo dire che si è mossa, ha fatto degli investimenti importanti, poi insomma un attaccante come Vlahovic in questo momento
può fare la differenza. Vediamo, però sai, Verona ha niente da perdere, quindi anche se è un po' un luogo comune, però io sono convinto, conoscendo anche Tudor, va a giocarsela la partita, non è certo l'allenatore che va a Torino a fare le barricate, quindi non penso che la Juve possa pensare di aver vita facile domenica sera. Quindi posso buttare una bomba? Sì, dove la butti? Aspetta, facciamo una cosa. Fammi dare la buonasera, il benvenuto e il bentornato. Ecco che si riattiva. Poi vi chiedo che cosa stava combinando, perché giustamente dice: oh, io faccio gli affaracci miei intanto, poi partecipo a lunedì in rete. Eccolo qui, Giacomo Galassi, firenzeviola.it. Giacomo, bentornato. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, no, vi stavo ascoltando. Intanto controllavo un po' le notizie del mercato, perché ciao, insomma ciao, già qua. È una giornata un po' di parlare con te di mercato. Ciao Giacomo. Ciao ragazzi. Dillo a me. Noi seguiamo la Fiorentina, non è semplice restare obiettivi. Ecco. Allora, Giacomo, mi dicono che hanno scoperto chi sono stati ad appendere lo striscione al Franchi contro la Fiorentina. Sì, li hanno trovato i tifosi che sono stati singolarmente voci da di Firenze. Gira voce, sì, che le abbiano trovate e che non le abbiano, ecco, non le abbiano fatto dei regali, però vabbè, anche quella lì è una delle tante questioni che si sono aperte, quella legata ai tifosi. C'è un comunicato anche adesso di una dell'associazione Tutti Viola Club, che contro Commisso non si sono schierate, a differenza invece della parte più calda della curva Fiesole, che ieri non c'era andata proprio leggera, anzi gli aveva detto che aveva perso la faccia. Insomma, in più poi c'è tutta la questione legata ai tifosi della Juventus, che hanno pensato bene di affiggere uno striscione al Franchi, non proprio, eccolo là. E sì, cioè, è il vero problema della trattativa di Vlahovic, al di là dei soldi e dell'aspetto, certo, sportivo. Sì, è il fatto che a Firenze è stata vista veramente come uno smacco. Eh sì. Poi ne parliamo, caro Giacomo. Esatto. Fammi salutare il nostro direttore di tutto nellasverona.it, Enrico Brigi. Enrico, grazie e alla prossima. Grazie a voi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Enrico, ciao, grazie. Sempre un piacere. Ciao. Piacere nostro. E ci vediamo e ci sentiamo presto, caro Enrico, e ti leggiamo e con tutta la redazione naturalmente sul vostro sito tuttoellasverona.it. Allora, c'è una cosa fondamentale, ma Marco è in accattoio. No, sì, ma non ho capito. Attenzione, Vestaglia. Vestaglia. Un accappatoio, sembra Ric Flair. Prima c'era anche caro Jacopo. Poi mi è sembrato troppo, l'ho tolto. Sì, hai fatto bene. Jacopo, volevi lanciare una bomba per quanto riguarda la cosa, il mercato? Sì, io sono, no, su Juve Verona, io sono d'accordo con Cassano, che finché ci sarà Allegri la Juve giocherà male e non tirerà in porta. Vlahovic a parte. Antonio, guarda, che dici? Sono d'accordo. Magari che non tirerà in porta, no, è una provocazione e ovviamente esageriamo, però il gioco della Juventus è un problema. Questo è evidente. Poi adesso che mancano i campioni di un tempo, l'allenatore dovrebbe mettere del suo. In questa prima parte di stagione non l'ha fatto. La Juventus al quinto posto è una delusione, che se ne dica comunque. Quindi adesso sono arrivati dei giocatori importanti, però da soli non bastano. Allora, caro Giacomo, sto per andare in sovraimpressione, per così dire, su firenzeviola.it, no? E quello che balza all'occhio, vediamo tra qualche secondo, lo andrete a vedere. Ragazzi, solo io sento un rumore sotto. Forse ci avevo io la televisione accesa. Ora non c'è più. Ecco, sì, c'è un bilancio inattivo di oltre 40 milioni e chi se ne frega, certo, dice il tifoso Viola. Esatto, sì, perché soprattutto dopo anni di gestioni della Valle, in cui era diventato più importante la plusvalenza dell'acquisto, si sono riaperti un po'
ecco, dei capitoli che sembravano chiusi. Ora la questione è che qui chiaramente questa operazione Vlahovic, la società è stata piuttosto chiara, non è stata fatta per un mero interesse di bilancio, cioè c'era il fatto che Vlahovic sarebbe andato via comunque, e quindi la Fiorentina ha scelto di ottimizzare la sua cessione. Però è chiaro che questo ha creato grossi grossi ghippi, perché il discorso che fa il tifoso è: cosa me ne frega a me adesso di prendere 70, anzi 80 milioni con i bonus, piuttosto invece a giugno prenderne una cinquantina ne avrebbe preso, visto che comunque sarebbe stato un anno alla scadenza del contratto. Cosa me ne frega se poi vai a intaccare in maniera così grande la formazione italiana, perché si parla del capocannoniere della Serie A, non certo di un giocatore che poteva essere così funzionale solo al gioco. Vlahovic era il terminale offensivo della Fiorentina, e in più sei andato a prendere un profilo interessantissimo come quello di Arthur Cabral, che però era interessantissimo nel campionato svizzero. Insomma, va visto, ecco, alla prova del... Ma che poi, caro Giacomo, vedendo la classifica, no, non per girare il dito nella piaga, però e tanto sono giorni così. La Fiorentina va a rinforzare, cioè, oltretutto alla Juventus, quello che vuoi, Baggio, Bernardeschi, Chiesa, quello che vuoi, ma va a rinforzare proprio in questa stagione una sua diretta avversaria. Cioè, se proprio andiamo a vedere la classifica, una cosa che raramente, no, succede. Sì, è così, è uno degli aspetti che vengono criticati. Cioè, la Lazio si sta reggendo sul regalo della Roma, Simone. Sì, poi qualcuno, però, qualcuno. Però non è la stessa stagione, qui siamo al mercato invernale. Ok, adesso qualcuno poi mi dovrà spiegare il prestito di Gossens all'Inter, perché io non l'ho capito. Cioè, qui per prendere i giocatori bisogna andarsi a vendere le case. Cioè, gli altri li regalano, glieli fanno pagare 2 anni dopo. Ma come funziona? No, ma questa è una delle cose surreali del calcio di oggi. Allora, 3 giorni prima ho sentito Agnelli e Marotta piangere qui il calcio in default, e il giorno dopo hanno comprato Vlahovic e Gossens. Dico, vabbè, cioè, spiegatemelo, cioè, l'Inter, vabbè, io non è che poi... Ma Gossens non hanno tirato fuori una lira, Jacopo? Pagamento a 18 mesi. Ah, che, cioè, ma che è una macchina? Vabbè. Beh, è la stessa roba che ha fatto la Fiorentina quando ha venduto Chiesa, ha venduto Chiesa, ha venduto, cos'era, Bernardeschi, tu pagamenti a 18 mesi, inizia, 24 mesi iniziate a pagare, ma cos'è sta roba? Cos'è? Cioè, Antonio, io ti sento un po' però. A me la cosa che ha fatto anche arrabbiare tutte queste cose qui, adesso io non voglio tirare fuori perché poi sembra che io sia l'anti-interista, ma in realtà non è quello, io sono l'anticalcio che vedo oggi, che è una cosa diversa. Cioè, come può essere una società che compra Lukaku, non lo paga, poi ci vince lo scudetto e lo vende? Ma cos'è sta roba? Ma allora, scusa, il Brescia, cioè, che va da Coppelli e dice: guarda, io ti do tutto quello che è vero, fa un anno di gloria e poi lo vende. Ma cos'è? Ma è una roba indegna. Cioè, poi prendo la cosa della... In questo caso l'acqua, Chimi, tutti questi giocatori, i pagamenti di società che devono... Ma ragazzi, ma i bond dei bond, vogliamo parlare di questa cosa qua? Cos'è il bond dei bond? Cioè, il bond, ho capito che cos'è, un'operazione finanziaria per pagare dei debiti, ma poi tu fai dei bond per pagare dei debiti? Cioè, mi sembra una roba folle. Cioè, io non riesco... Come fa a piacere sto calcio? Cioè, io voglio chiedere una cosa a Giacomo, che, però, perdonami... Jacopo, perdonami, rimango comunque in tema. Questo era quello che accadeva possibile il 13 gennaio del 2022? Sì, è possibile. Di troppo commisso? È possibile, infatti è giustissima. In realtà l'intervista risaleva a qualche mese prima, quando un giornalista del Financial Times aveva seguito Rocco Commisso a Firenze per qualche giorno e poi ne aveva dato un ritratto di un uomo molto arrabbiato con Inter e Juventus, e qui mi ricollego al discorso di Jacopo. Un'altra delle cose che vengono contestate a Commisso è che dopo aver sparato a zero su Inter e Juventus, piene di debiti, poi alla fine ti fai in un certo senso ricattare e vai a prendere i soldi da quelle squadre fino a poche settimane prima criticavi in maniera molto pesante.
Il discorso è che in base alle regole del fair play e alle entrate che hanno ogni anno i club tra diritti televisivi, merchandising, eccetera, eccetera, la Fiorentina ti dice che 70-80 milioni è sostanzialmente quasi la cifra degli introiti totali che ha in un anno la società. E quindi quando vai a confrontarti con società come Inter, come Juventus, le cifre sono troppo sballate. Sì, però hai ragione Giacomo, però qui c'è un problema. Come fa la Juve e l'Inter o tutte le squadre del mondo oggi comprare un giocatore che non è neanche la certezza dell'incasso allo stadio? Certo, sì. Cioè, è una roba cioè, tu voi pensate che quante sono le partite di cartello a Milano? Io parlo del Milan perché quella cosa c'è? Milan-Inter, Milan-Juve, vogliamo metterci con Napoli le due romane o una delle due romane? Questo vabbè, sono 7-8 partite all'anno, dai. Tu quest'anno il Milan per colpa del Covid ha perso Milan-Juve, pum. 5.000 persone su 77. Tu hai perso, cioè già che tu ti succede una roba del genere, non mi puoi venire a dire il giocatore si ripaga da solo, cioè queste operazioni qua non devono avvenire. In un mondo societario normale sarebbero fallite tutte, ma io le dico, cioè mezza Serie A sarebbe fallita. Cioè, anche di più di mezza Serie A. Appunto, anche di più di mezza Serie A. Sì, sì. Non può succedere una roba del genere. Cioè non può, non deve, cioè non si può vedere una roba, gente che fa debiti su debiti su debiti su e poi piange in televisione e pretende i soldi dello Stato. Ma cosa ti devo dare? Che stai facendo delle robe scellerate, perché poi ovviamente ci sono certi dirigenti che vanno in giro con l'aureola, perché poi il tifoso è se mi fai vincere sei bravo, se non mi fai vincere non vali niente. Però ci sono delle cose che non hanno senso e qua noi dovremmo farci sentire, perché non è regolare queste cose qua. Poi vabbè, scusate lo sfogo. No, lungi da me voler difendere la Juventus, però quello che bisogna dire è che loro per prendere Vlahovic, comunque non si sa come, però sono riusciti a farlo perché vendono a 25 milioni Bentancur, a 30-35 Kulusevski, perché non riscatteranno Morata a 35 milioni, cioè comunque un po' la crisi la stanno sentendo, anche l'Inter... è giusto incomprensibile perché è comprensibile in base alla volontà del giocatore l'Atalanta gli ha fatto un favore, in situazioni normali non sarebbe stata in grado di comprare, cioè è una situazione che comunque anche quello che voglio dire che è una situazione comunque anche con tutte queste operazioni è destinata a finire, perché non possono Juventus e Inter e i grandi club andare sempre a sperare di trovare le occasioni, prima o poi bisognerebbe regolamentare un po' tutto il sistema economico. Ce ne sono tante di slide naturalmente così per scherzare, no caro Giacomo, qui viene ripreso il miglio verde, sì. Dopo palla sì. Quadrato, lancio per Chiesa, sponda il Bendalinski, filtrante del Vlahovic, siamo stanchi capo, siamo stanchi morti perché qua... Sì, è così. Io qui mi sento di fare anche un ragionamento sulla Juventus. Chiaramente io seguo la Fiorentina, sono tifoso della Fiorentina, però ricollegandomi anche al fatto che la Juventus negli ultimi anni, soprattutto in Europa, non sta andando al massimo, io fossi un tifoso della Juventus, però comincerei a farmi due domande su come si possa costruire una squadra che vince la Champions continuando a prendere giocatori alla Fiorentina, che sono pur fortissimi, noi li abbiamo visti. Cioè, Vlahovic, io non ho dubbi che possa diventare, se non ci saranno i toppi, probabilmente tra i 10 attaccanti più forti al mondo. La domanda che mi faccio io però è come farà uno come Vlahovic senza esperienza internazionale, uno come Chiesa preso dalla Juventus con pochissima esperienza internazionale, lo stesso Bernardeschi, come possano costruire una squadra di successo anche a livello europeo continuando ad acquistare dalla Fiorentina e non dai grandi club. Cioè la Juventus che arrivò in finale di Champions ci arrivò perché aveva i Khedira e i Mandzukic, che sono profili sulla carta molto meno, come dire, interessanti rispetto a Vlahovic, però sono giocatori che hanno giocato quelle partite che sanno come giocarle. Che dici, Anto? Yeah, è giusto il discorso che fa Giacomo, c'è anche un discorso poi di ringiovanire la rosa, c'è un discorso che la Juventus è stata penalizzata nelle ultime sessioni di mercato perché ha preso proprio questi Khedira, Mandzukic, Matuidi e poi i loro contratti hanno pesato per anni perché poi non sono riusciti
i dirigenti a venderli, quindi è un discorso complesso. Sono d'accordo con Giacomo che sicuramente per vincere la Champions non puoi affidarti solo ai giocatori della Fiorentina, con tutto il rispetto, sono il primo a dirlo, quindi mi accodo senza offendere nessuno, sì. Però un giocatore come Vlahovic ad avercelo, penso lo possano dire tutte le squadre del campionato di Serie A, per valore, per età, anche per cifra spesa, che francamente con le cifre che girano sugli attaccanti, secondo me, esatto, è una cifra accettabile, contenuta, molto molto contenuta. Forse molto no, però è una cifra che è sicuramente accettabile. Chiudo con una battuta sul rapporto Fiorentina-Juventus, perché secondo me la Juventus si è rifatta un po' con le ultime due operazioni, che sono Chiesa e Vlahovic, dopo aver fatto due favori con Felipe Melo e Bernardeschi. Quindi forse un 2-2 finale. Chiudo con questa battuta, non so che ne pensa Giacomo, ma le ultime senza quattro dubbi operazioni. Siamo d'accordo su questo 2-2? 25 milioni per Felipe Melo e 40 per Bernardeschi. Ragazzi, sono francamente due regali. 40 per Bernardeschi è qualcosa, ma nemmeno 4. Poi vabbè, io per Bernardeschi non è che mi piaccia molto, però... Cioè, siamo in Giacomo... Jacopo, stiamo ai livelli di Bertolacci 25 e l'altro... Però era quel tipo di mercato, va detto, e non erano i 40 milioni di adesso. No, Bertolacci erano tanti, Guarda che quando il Milan ha preso Bertolacci era una cifra monster, che infatti dicevano, ma io quando... No, anche Bernardeschi. Bertolacci ha detto, ma sono fuori di testa quella cifra lì. Cioè... No, senza dubbio. E ma solo penso che oggi non era una spesso cifra monster, Zero Montolivo era tantissimo. Cioè Montolivo doveva pagarci per stare al Milan. Montolivo penso che sia stato il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio. È un bel match. Ce ne sono intanto, guarda, l'ho trovato, Jacopo. Guarda, articolo del... che era 2000... adesso non ricordo l'anno. Va bene, ecco. Bertolacci è il primo colpo del nuovo Milan targato Mihajlovic. Vedi che era un colpo proprio. Sì, un colpo in testa. Al cuore. Che era? Sì. Bertolacci è... il centrale difensivo, no era il centrocampista, centrale. No, Bertolacci sì, lo so, ah, centro, quello che è arrivato insieme a sta ancora al Milan, Romagnoli, a Romagnoli, no, che pagarono molto di più, tra l'altro. No 4 milioni in più Romagnoli. Ma hai detto cazzi, scusate, vabbè, ma 25, 29, 3 24, 24. 55 per due boost, insomma. No, 24 Romagnoli e 20 Bertolacci. Sì, vabbè, ma tra l'altro venivano tutte e due da due campionati buoni, uno con la Sampdoria con Mihajlovic, che lo portò al Milan, e l'altro al Genoa, quindi a Roma ci sono. No, ma il discorso Romagnoli, dici, vabbè, è stata una scommessa, era uno dei centrali più promettenti, dici, ma è andata male, come la Juve è andata male con Rugani. Dici, vabbè, Rugani. Ma Bertolacci? Cioè, Bertolacci non capivi, cioè, cosa faceva questo al Milan? Cioè, non ci ha creduto neanche lui, Bertolacci, ma come tanti altri giocatori che questi anni sono passati al Milan, cioè... che io continuo ancora a non capire come hai fatto a pensarlo, ma non a prenderlo, solo a pensarlo, a dire che c'è un'opportunità Bertolacci. Tu come hai fatto a pensare una roba del genere? No, ma cioè, ormai la tendenza è quella di fare mucchio a volte, no? Non so qual è la vostra percezione su questo, a volte quando si è corti, quando magari la coperta è corta, si ha poco tempo, pochi soldi, si fa un po' il mucchione, no, ragazzi? Prendi un po' di nomi. Qua c'è una grande confusione sul Milan. Il Milan, guardate che ha investito tantissimo negli ultimi 10 anni. La differenza è che secondo me al Milan non hanno capito una cosa. Allora, per fare mercato o compri i top, cioè nel senso che dici, cosa costa sto giocatore? 70 milioni, prendolo lì, lo prendo uno all'anno e arrivederci, grazie. O se no, quei 70 milioni lì li devi investire in giovani che possono valutarsi. Ok, il Milan invece ha fatto la scelta peggiore che potessi fare. Con 70 milioni cerco di prendere 3-4 affermati, ma sono 3-4 bidoni. Perché se tu compri
non voglio offendere nessuno, Bertolacci, Montolivo, Bonaventura, Sus, sono dei bidoni che hai preso, perché sono magari buoni per stare in una squadra che lotta tra il decimo, l'undicesimo, l'ottavo posto, quelle posizioni lì, ma per stare nelle prime quattro, vincere, come si chiede al Milan, non vanno bene, sono inadeguati. Cioè non è brutto da dirsi, però è quello che l'errore che ha fatto, soprattutto che l'hanno fatto proprio grande, Fassone e Mirabelli, che su 12 giocatori comprati non ne hanno azzeccato uno. Perché hanno preso, eccolo tutti, qua, un articolo che intanto va a raccontare quello che ci stai dicendo. Allora, cioè hanno comprato dei mediocri, quindi quello che, cioè, il discorso secondo me è meglio, se hai tanti soldi, o meglio, tanti che non sono tanti paragonabili all'inglese, il PSG, queste squadre qua, ma fai un colpo all'anno fatto bene, piuttosto che prendere 5 mediocri. Perché quando tu mi hai preso, mi prendi 4 giocatori da 25 milioni di euro, non è come comprarne uno da 100. È inutile che mi fanno le supercazzole. Perché oggi con 25 milioni di euro prendi un giocatore medio-basso. Non stai prendendo un talento, non stai prendendo un giocatore che ti risolve i problemi. Poi ti può andare bene una volta, perché magari c'è la volta che prendi un parametro zero che ti cambia la vita, vedi la Juve con Pirlo. Però in generale, quando tu prendi questi giocatori che hanno 25, 26, 27, 28 anni, che hanno sempre viaggiato con mestiere in una posizione in metà bassa classifica, non vanno bene nelle grandi. È inutile che ci raccontiamo barzellette, non vanno bene. Poi non so se Marco mi vuole smentire su tutto che a memoria. No, stavo pensando alle stesse cose, è successo alla Roma, perché sì. Poi negli ultimi anni, dopo che ha smontato una squadra che secondo me con un paio di innesti, e parlo della squadra che... Di Salah. Sì, successiva, diciamo, quella all'ultimo Spalletti, diciamo, no? Hai cominciato con questi esperimenti. Io adesso ho difficoltà anche a ricordare certi nomi, ma è stata precisamente questa la storia. Cioè adesso, con Mourinho, la Roma, non abbiamo parlato per niente della Roma, no? Però ecco, due acquisti che si è potuta permettere, perché anche qui non c'è tutta questa disponibilità economica, che però quantomeno hanno una funzionalità all'interno di una squadra che fino a 4 mesi fa, se Karsdorp prendeva raffreddore, non aveva un terzino destro, un centrocampista che facesse gioco con un po' di personalità, non c'era mai stato quest'anno, e di conseguenza è un altro tipo di mercato. Però stiamo sempre parlando di una squadra che poi alla fine, se giocherà per un posto in Europa League, sarà grasso che cola, come si dice a Roma, no? Quindi secondo me il discorso è sempre uno alla fine, caro Jacopo, i Danè. Sì, se li è sai vero. Girare, però se servono, hai... anche, servono anche le idee, cioè bravo, avete parlato tanto del centrocampo della Juventus, cioè la Juventus sì, a un certo punto si è ritrovato con Pirlo gratis, Pogba gratis, Vidal 10 milioni, Marchisio cresciuto in casa, cioè bisogna anche lavorare bene su tanti aspetti. Spesso poi... sei costretto però, Antò, a lavorare bene quando non c'hai una lira, perché se c'hai i soldi te ne freghi e te vai a prendere, che ne so, il centravanti del Bayern e il portiere del Liverpool, e in Italia vinci lo scudetto con un portiere e un centravanti che fa 30 gol l'anno. Però no? In Italia ormai non puoi più fare questo discorso, perché l'Italia a livello europeo non è più competitiva, cioè non può più sborsare le cifre i club italiani, che siano la Juventus, Milan o l'Inter, per citare i tre più blasonati, non si possono permettere di competere sui giocatori affermati contro le big del calcio europeo. Hai centrato il punto. Il discorso è come adesso vedo il Milan, che è fissato con sto Renato Sanchez. Allora, bravino Renato Sanchez, anche se ha già fallito al Bayern, ok, però fa niente, diciamo che il Bayern è stato sfortunato, è arrivato troppo giovane, ok, ma se tu vedi che questo qua ti chiede già 6-7 milioni di euro, devi dargliene 25 a Lille, adesso non mi dire che nel pianeta non esiste un altro centrocampista. Cioè, è questo che io dico. Adesso, è vero che io sono un super nerd, ho la lista addirittura in Excel con i giocatori che mi guardo e mi segno, però va bene, questo è un altro discorso. Però dico, cavolo, ma ci sono giocatori con caratteristiche magari un po' diverse da che sì, perché tanto le coppie di giocatori non esistono. Cioè, muoviti, puoi spendere meno e meglio, e poi quei pochi soldi che hai li fai fruttare di più.
È inutile che vai lì e mi fai l'O'Neal su un giocatore, cioè non è che stai comprando Iniesta. Probabilmente Jacopo, questa nuova era, era tra virgolette di povertà, o per meglio dire di gestioni economiche più vincolate, trovano meno spazio e risultano essere più difficili dal punto di vista di gestione per alcune società, perché prima erano abituate ad altro. Cioè lo stesso Milan adesso si trova con un approccio al mercato differente rispetto ad anni fa. Per questo deve lavorare bene, per questo bisogna lavorare bene. E questo è come l'allenatore che è sempre stato magari abituato a sedere su una panchina importante, magari si ritrova su una panchina che deve lottare per non retrocedere e magari è bravissimo, ma non è capace a farlo. Per salutare Giacomo, questa è la Viola di adesso? È la Viola, sì, con un ricambio di Torreira in meno, perché Pulgar andrà ai Galatasaray, anche se in Turchia il mercato chiude l'8 febbraio, quindi insomma la chiuderanno con calma, però è già tutto definito perché Pulgar non voleva più stare a fare il vice di Torreira, e anche qui si apre un altro capitolo, perché se a Torreira viene un raffreddore, noi abbiamo Amrabat che ha fatto 3 partite questa stagione e le abbiamo perse tutte, con lui che ha giocato malissimo nel ruolo di regista. È una Fiorentina che però ha il nuovo Iconé, cioè ha un nuovo giocatore che è Iconé e che fa molto comodo, perché Callejon ha dimostrato nella prima parte di stagione di non essere più un giocatore da Serie A, almeno da Serie A, diciamo parte sinistra della classifica, perché Sottil è molto giovane, è un classe 99, e perché Italiano è riuscito a pescare Johnny Saponara, che ha fatto una prima parte di stagione fenomenale, purtroppo chiaramente ha avuto infortuni, e nell'ultima non c'era per il Covid, però francamente ci ha salvato e non era auspicabile, insomma non si pensava all'inizio del campionato. Adesso ha Iconé, che è un profilo, e l'anno scorso ha vinto il campionato da titolare con Lille, che ha già giocato in Champions, che ha scelto di venire alla Fiorentina e lasciare il Lille nonostante il Lille si fosse guadagnato gli ottavi di finale di Champions. E è un talento tutto da scoprire, ci sono parecchi dubbi sul fatto che possa incidere da subito, perché viene anche lui dal campionato francese, e quindi il campionato francese ha sostanzialmente 3-4 squadre buone, insomma il livello è decisamente inferiore, è proprio un tipo di gioco diverso rispetto a quelli italiani, quindi ci avrà bisogno per forza di un po' di tempo, però è una squadra sulla carta molto interessante, e forse che potrebbe puntare all'Europa anche senza Vlahovic, però è tutto sulla carta, perché Cabral è un'incognita e perché Iconé sono un'incognita. Però se loro fanno quello che i dirigenti sperano e hanno visto in loro andandoli a comprare, la Fiorentina può puntare all'Europa. Certo, Piontek, Giacomo, si aspettava magari di essere titolare, adesso non so che promesse erano state fatte al giocatore, però adesso con Cabral naturalmente il posticino è un po' più stretto, quello da titolare. Decisamente, direi si gioca tanto nella prossima contro la Lazio, perché dubito che Italiano vorrà lanciare subito Cabral dal primo, però è vero che Piontek alla scorsa a Cagliari ha deluso abbastanza, non è stato praticamente mai servito, è stata una partita stranissima quella tra Cagliari e Fiorentina, però è vero che se dopo Cagliari lui Piontek dovesse fare male anche con la Lazio finirebbe abbastanza nel dimenticatoio, anche perché Piontek è un prestito con diritto ai riscatti. Cabral, un cambio di modulo e farli giocare insieme ogni tanto è previsto secondo te? Secondo me solo a partita in corso, mai dall'inizio. Italiano ha il 4-3-3 e in più la Fiorentina non ha, in realtà avrebbe anche giocatori per giocare con la difesa a 3, un po' chiaramente mettendo Igor in uno schieramento mai utilizzato, però Italiano francamente sembra veramente andare a diritto, quindi per ora non è, l'aveva escluso quando c'era Vlahovic, quindi tendo a pensare che lo vada ad escludere anche con Cabral, che è un giocatore molto meno, diciamo, adatto in questo momento al gioco di Italiano, cioè che deve poi ancora Piontek, non so se sei d'accordo Giacomo, a me piace di base, no? Perché poi magari ci ricordiamo quello che ha fatto, no? In quei mesi meravigliosi, però è molto limitato dal punto di vista tattico, cioè non gli puoi chiedere di fare altro, cioè gli puoi chiedere di stai lì negli ultimi 25 metri ma non puoi fare altro, è una sorta di Cutrone, no? Come tipologia di giocatore, cioè sì, non ti puoi aspettare che si allarga,
di un altro livello come... rispetto a Cutrone. No, io parlo come tipologia, no? Antonio sì, ha detto, immaginiamoci le due punte. Con Piontek che mi sembra difficile, perché lui è, tra virgolette, un po' limitato tatticamente. Fa quello, stop. Sì, senza dubbio. Io ne parlai anche con Perinetti, che è il dirigente che l'ha portato a Genoa, e lui me lo disse subito, mi disse, guarda, se te vuoi da Piontek un attaccante che in un campionato ti faccia 15-20 gol, ce la puoi fare. Se te da Piontek speri che sia un giocatore che ti fa giocare bene tutta la squadra, ecco, non è Piontek. E lui, diciamo, comunque c'ha anche un certo affetto nei confronti del giocatore, perché il Piontek certo. degli ultimi anni ha dimostrato di non essere neanche un giocatore in grado di fare 20 gol la stagione, però ecco, sì, chiaramente è un terminale offensivo. Allora, come Giacomo, italiano, no. italiano, come l'ha presa Giacomo italiano? Non ho sentito commenti di italiano su Vlahovic. È perché ancora non gli hanno fatto la domanda e se gliela faranno penso che lo sarà sa, sì. diplomatico. Lo sa, però non lo pensava. Francamente, chiunque abbia parlato in italiano con tutta la squadra fino a qualche giorno fa era convinto che Vlahovic rimanesse, perché Vlahovic voleva restare fino a giugno. Italiano in questo momento è molto, diciamo, pensieroso anche perché Cabral non lo conosceva più di tanto. Vediamo. Giacomo, parliamoci però... chiaro, ti tolgono al centro della stagione l'attaccante che ha fatto 20 gol o quanti ne ha fatti, che ha portato almeno sì. da solo 14-18 punti, non so quanti, dai. Sì, ha segnato quindi... più del 50% dei gol, penso però solo con Piontek al Genoa. Esatto. Io non pensavo che andasse via adesso. Io non pensavo veramente. Ma lo sapeva, cioè questo qua era tutta estate che cercava di vendere. No, italiano è stato convocato due giorni prima, il giorno prima che poi è scoppiato tutto. Cioè, mi vuoi dire che credi alla favola che lo sapeva tutta Italia tranne italiano? No, tutta Italia, però non pensavo che sarebbe andato negli ultimi tre giorni. Ma tutti sapevano che Piontek sarebbe, cioè che Piontek e Vlahovic sarebbe stato venduto. Quando gli ha comprato Piontek, che cosa pensava che gli avessero preso? No, Piontek era è tuttora il secondo attaccante, non è il primo attaccante. Piontek è stato preso perché prima doveva giocare Kokorin, che è stato uno dei grandi acquisti degli ultimi anni della Fiorentina, è stato preso a quel posto. Da quel che ha sempre detto italiano, ma lo stesso Vlahovic, tutti i compagni di Vlahovic sono rimasti abbastanza, tutti i giocatori della Fiorentina sono rimasti abbastanza perplessi e scioccati, perché lui voleva restare, solo la Fiorentina ha forzato la mano, ha detto se tanto devi andare via a giugno, ti mandiamo via subito a gennaio. Guarda, ti salutiamo così, caro Giacomo, riprendendo queste dichiarazioni di Piontek, appena arrivato, si presenta alla Fiorentina e dice con Vlahovic posso giocare anche insieme, qui c'è il futuro, e Vlahovic. Beh, alla Juventus magari. E questa è la bellezza del calcio. Grazie a Giacomo Galassi, FirenzeViola.it, vi leggiamo a tutti voi della redazione, grazie ancora ciao, per questo collegamento. Ciao, buona serata, buona trasmissione, ciao. Grazie Giacomo, FirenzeViola.it. Caro Jacopo, noi ti vediamo giovedì a MilanoRossonera.it insieme a Fabio Conte, grazie come sempre per la compagnia. Grazie a voi, che sia ciao, grande. Più dire un buon mercato, perché ormai è stato quello che è stato. Ormai è andato, non è stato buono ed è pure finito. No, non lo sai che... Guarda, adesso vi farò una confessione, non ho mai visto in vita mia, ve lo giuro, una puntata di Sanremo. Allora, io sono che te perdi. 12-13 anni che non ne perdo un minuto. No, io sono un grandissimo amante della musica, ma non di quella italiana. Non ho mai visto. L'unico punto che ho visto in Sanremo in vita mia sono stati quei 5 minuti che ha dato Bruce Springsteen e quei 5 che c'è stato Eminem. Fine della mia vita a Sanremo. Questi sono i partecipanti. Poi dai, avremo modo di commentarli. Jacopo, grazie ancora e buonanotte. Grazie a voi. Ciao Jacopo. Ciao. Un saluto e un ringraziamento a Jacopo Galvani, milanorossonera.it. Ragazzi, eccoci qua, siamo pronti per i pronostici. Ho scoperto che c'è della musica, lo sapete? Vediamo un po' in questo programma. Questa è tipo orientale, che roba è? Non va bene nei pronostici questa. Ma che cos'è? Hanno messo delle tracce musicali che non danno problemi per il copyright direttamente dalla piattaforma. Vediamo un po'. Cambiamo, dance pop. Sembrano segreterie telefoniche quando le mettono in attesa.
Sentiamo un po' questa. A me non mi piacciono, ragazzi. Viaggio notturno, viaggio notturno. Mettiamo viaggio notturno per i pronostici. Come viene, viene. Senza sapere. Vai. Viaggio notturno. I pronostici. Con viaggio notturno. Prossima giornata, sindaco Antonio, poi vado io. 5 febbraio. Si parte, si chiude il 6. Questo è soft. Roma-Genova, sindaco. 1. 1. 1. Inter-Milan. 1. Guarda, la penso come il sindaco, ma dico X perché vorrei un campionato un po' aperto. 1. Io vado a tempo, eh. Fiorentina-Lazio. X. È tanto pure. Sì, musichetta. Dai, X. X. Poi Atalanta-Cagliari. 1. 1. Metto Rock, metto Rock intanto. Io metto, sì, 1. Si cambia Bologna-Empoli, va sindaco. Si va, eh. X. Si gira. 2, rischio il colpaccio io. Che partita è, Bologna? Mi sono perso. Sì. X. Sampdoria-Sassuolo. X. 1. 1. Venezia-Napoli. 2. 2. X. Udinese-Torino. X. 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 Juve-Verona. 1. 1. 1. Come si toglie sta musica, ragazzi? Non si toglie, eccola. Appo, basta, finito. Finito il momento del pronostico. Non mi piacciono queste basi. Ragazzi, malissimo. Domani parte Sanremo. Se no ne mettevano lì gratis, abbi pazienza. Mi sa che c'hai ragione. Io non ho capito chi è Ercomi, ragazzi. Ercomi. Human. Guarda, io allora, posso dire chi conosco e chi non conosco? Allora, vabbè, Achille Lauro ti direi una stupidaggine. Se ti dicessi che non lo conosco. Certo. Perché... Gianni Anna Morandi. Mena. Vabbè, Giuseppe Ferreri, rappresentante Mahmood, no, rappresentante mai visto. Mahmood è quello che si lamenta, no? Sì, Massimo Ranieri, io mi faccio il nome del padre. Michele Bravi, non so chi è. Noemi, non so chi è. Incomi, vabbè, ok, so Noemi, sono 20 anni che canta, però sindaco, perdonami. Human, non so, no, io sono fermo al 31 dicembre del 79 con la musica, ecco, seria, diciamo. Tevez, Tevez, chi è? H-Tevez, così è tornato a cantare. La piaga di Decubito, c'è scritto, non lo so. Elisa, sì, Emma, sono innamorato di Emma. Fabrizio Moro, Truppi, in Truppi, questo non lo so chi è. Giovanni, chi è Giovanni Truppi, Antonio? Poi c'è, no, Giovanni Rana sotto c'è pure. Poi, N-U... Non so chi sia, Irama, okay, l'altra no, ha fatto Sanremo in collegamento perché aveva uno positivo. C'aveva il Covid, no? Sì. No, era uno positivo nella band. Iva Zanicchi, grosso rispetto. Matteo Romano. San Giovanni è quello, quel ragazzino lamentoso della De Filippi, no? Tutti lamentosi. Ma sì, adesso il segreto è lamentarsi. È lamentarsi, Tananai. Tananai. Va bene, dai ragazzi, poi lo commentiamo. Comunque ce lo vediamo, ce lo vediamo, perché io vedo tutto. Sia, io non sono mai stato uno di quelli che ti dice Sanremo, io lo vedo perché sono quei fenomeni comunque sia che ti ricordano un po' l'infanzia pure, no? Tutti intorno al televisore aspettare Sanremo, erano altri tempi, altri cantanti, altre cose, però. Qui già un po' più chill out, un po' più privé. Non è male questa, dai. Ci salutiamo con questa. Grazie al nostro sindaco Marco Schiacca. Grazie a voi ragazzi, come al solito. Buonanotte. Grazie Antonio Iozzo. A voi ragazzi, buonanotte a tutti. Un saluto da parte mia, ci vediamo lunedì prossimo a Sanremo finito. Vi lascio col palinsesto di Back to the Football. Buonanotte e buon calcio mercato. No, è finito. Buonanotte, sindaco, va a dormire, sta sbadigliando. Buonanotte a tutti.